Radio Gol. Risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio. A cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli. Radio Gol in onda da Latte Miele Ascoli a Maltignano. Buonasera a tutti, un saluto da Alberto Crementi, Sandro Conti. In regia oggi Luca Ballatori, che salutiamo. Sandro, allora l'Ascoli torna da Salerno con un punto per molti più che un punto guadagnato, due punti persi, e comunque allunga la serie di risultati positivi, di gol non subiti. Ci sono degli aspetti positivi, ci sono anche degli aspetti negativi, naturalmente come in tutte le partite che non si vincono. Adesso sentiamo subito il parere di Sandro Conti su Salernitana Ascoli 0-0. Ma guarda, a me ha lasciato l'amaro in bocca, perché una partita così si deve soltanto vincere, non si può così concepire che si sbagli un rigore in quella maniera. Era meglio tirarlo fuori, ma i rigori o li tiri forte o è inutile che ci si provi, perché oggi i portieri ti studiano, sanno dove in genere metti la palla, per cui non sono ammessi i tiri deboli. Al di là di questo, grave l'errore di Addà, grave l'errore di Baldini, grave l'errore di dell'ascolano Carpani che non si può avere tutto dalla vita, nel senso, bravo soldatino, difende bene, è di grande utilità alla squadra, però chiamarlo a tentare il gol è meglio lasciar perdere. Io dico che si è persa questa grossa occasione per dare una sistemata alla classifica, una classifica che non ci fa star tranquilli, perché di questo passo 8 punti in 8 partite significa 42 punti in 42 partite, retrocessione matematica. Quindi bisogna darsi una svegliata, nel senso che adesso speriamo che con il rientro di Favilli aumentino pure le possibilità di fare gol. Questa squadra ha un'anemia al gol paurosa, ma soprattutto una grande imprecisione, che denota tra l'altro che alcuni giocatori non sono sereni, c'hanno questa voglia, forse troppa voglia di segnare, che li porta poi a sbagliare gol clamorosi. Quello di Addà e poi credo che gridi vendetta, insomma, bisognava soltanto spingere la palla in fondo al sacco, il portiere stava per terra. Quindi comunque, dopo, se andiamo ad analizzare dal punto di vista tecnico la partita, indubbiamente l'Ascoli è stata più che sufficiente, ha giocato discretamente, buoni palleggi, sono specialmente in difesa per la prima volta, stranamente, da quando è iniziato il campionato, ho visto dei difensori uscire palla al piede, sta crescendo esponenzialmente Mogos, così come Gigliotti, e quindi Padella è più ruvido rispetto agli altri due. Comunque si è vista una difesa abbastanza sicura, una difesa che è riuscita a cavarsela anche con belle triangolazioni, il che denota una tranquillità e una sicurezza da parte dei giocatori. Resta il fatto che sin da sabato prossimo, quando incontreremo il Venezia, non ci saranno alternative, non ci saranno scuse. Bisogna giocare la partita per vincere, perché con i pareggi non si va lontano. Hai parlato dell'attacco dell'Ascoli, che non è il peggiore della categoria, ma veramente per un nulla, perché solamente lo Spezia ha fatto meno gol, lo Spezia ha fatto 4 gol assieme al Carpi, che ne ha fatti 5. E a 6 ci sono l'Ascoli e il Cesena. Appunto, fortuna vuole, o comunque merito degli allenatori, vuole che quest'anno la difesa sia
Si è diventata una difesa, nonostante due volte abbiano preso tre gol, in tutto il campionato ne abbiamo presi nove, vuol dire che gli altri tre gol sono stati presi nelle altre sei partite, che è veramente poco ed è una media molto buona. Certo, è chiaro che poi dall'altra parte basterebbe metterne dentro uno per vincere qualche 1-0, che non sarebbe male, come era stato fatto con la Provercelli, però tutto sommato io vedo il bicchiere mezzo pieno, ancora molte squadre sono abbastanza in difficoltà come l'Ascoli, poi perché la classifica di quest'anno, lo sottolineava anche oggi qualche sito specializzato, ci sono tutte le squadre racchiuse in sette soli 7 punti, punti sì. e siamo all'ottava giornata, cosa che non avveniva da anni, c'è sempre stata qualche lepre. Invece adesso l'Empoli e il Palermo fanno fatica, il Frosinone è andato a perdere, il Perugia clamorosamente, Sandro, Perugia Provercelli 1-5, tu potevi immaginarti una cosa del Ma le genere. cose assurde, però che la Provercelli avesse dato segni di Ah, risveglio, certo, ha fatto 10 gol in 2 partite. quindi però ecco, torno a ripetere, quello che manca soprattutto ai nostri giocatori è la famosa parola che va tanto di moda in televisione, anche sui giornali, il cinismo. Cioè, come se il cinismo fosse una dote peculiare della persona. Non lo puoi neanche allenare il cinismo. No, appunto, non lo puoi né. Cioè, quando un attaccante poi è gioco forza che c'ha l'istinto di fare il gol. Ora dice, ma gli è mancato nella conclusione il cinismo, come se possiamo chiedere a Bellini se in Canada c'è qualche fornito, qualcuno glielo possa fornire e riportarlo qui Lì forse in è anche Italia. questione, cinismo intendiamolo come freddezza, perché Baldini per esempio ha avuto tutto il tempo e ha scelto forse la cosa più difficile, con tutta la porta davanti era a L'avevo 5 vista metri. dentro io, Palla, Tutti l'avevo l'abbiamo vista vista dentro, anche dentro. perché poi era un momento, sarebbe stato impossibile recuperare. Quella di Addain spaccata magari un minimo di difficoltà in più ce l'aveva, però anche lì siamo andati a scegliere la soluzione più difficile. Sembra quasi che, come dicevi tu prima, la troppa foga di voler Sì, sbloccare il risultato blocca in realtà la mente dei io ragazzi. penso questo, ma guarda, c'è anche un'altra cosa da dire. Chi è che ha la freddezza nella realizzazione del gol? Se vai a vedere, sono stati sempre grossi campioni. Cioè, ora, senza voler sminuire il valore dei nostri giocatori o di altre squadre, però chi non è un campione trova maggiore difficoltà a poter concretizzare in gol. Noi purtroppo ci stanno mancando fortemente, ne sentiamo proprio la mancanza, i gol di Favilli. Dopo quel campionato dell'anno scorso, diciamo la verità, quest'anno ancora Favilli, pur non giocando male, pur avendo una minima giustificazione di essere mal servito, di non essere servito come Dio comanda, però ci stanno mancando quei 3-4 gol che ci aspettavamo già da Favilli. Sì, perché lui, ricordiamo, l'anno scorso fino a novembre praticamente non ha giocato, dopodiché da quando si è sbloccato ha avuto una discreta regolarità. Quest'anno ha avuto una sfortuna, Sandro, che i due rigori che ci hanno dato ce li hanno dati nelle due occasioni in cui è stato assente per la nazionale. Almeno gli sarebbe servito per sbloccarsi probabilmente. E già, anche se su rigore, il gol è il gol. E un attaccante magari psicologicamente si sente liberato di questo peso del dover riempire la prima casellina, no? Sì, ma torno a ripetere, i calci di rigore a me hanno insegnato che vanno tirati forte, i palloni o dentro o fuori, ma sulla forza non ci sono discussioni. Nella prima realizzazione con la Provercelli, Rossetti aveva scelto lo stesso angolo, però era un tiro diverso, un po' più angolato e un po' più forte. Più Invece angolato e questo più forte. a mezza Stavolta è altezza. Ma una mozzarella proprio tirato in poi a porta. mezza altezza è il classico rigore che se indovina l'angolo non può non prenderlo il I portiere. rigori possibilmente rasoterra che aumentano le difficoltà di parata da parte del portiere. Quelli a mezza altezza invece danno maggiori possibilità di intercettazione. È Ci andata. sono delle regole nel calcio Ma io credo che. che le sappia anche lui, non so adesso cosa Ma sia sai, questi successo. sono giovani, per cui presumibilmente non sono ancora smaliziati, perché queste sono
malizie che ti insegnano gli allenatori, e soprattutto... o che impari sulla tua pelle, come è successo a Rossetti, sì, che non batterà più un rigore così. Penso di no, anche perché sarebbe un errore. Ormai lui è condizionato da questo rigore. No, non ho detto sbagliato. Che non batterà l'Ascoli, gli farà battere. Dico proprio, penso che ogni volta che andrà a battere un rigore nella sua carriera ricorderà di questo tipo di errore, no? Ed è lì che poi dopo uno cresce, appunto, nell'esperienza di certi aspetti. Da questa trasferta l'Ascoli torna con qualche sicurezza in più, sicuramente per quanto riguarda il reparto difensivo, abbiamo detto, e anche con un rientro importante, quello di D'Urso, Sandro. Sì, D'Urso per quello che ha giocato, non è che abbia giocato molti minuti, ha avuto un paio di spunti, però come Varela, e poi tanto fumo. D'Urso però il suo rientro è stato importante, non tanto forse in questa partita, come dici tu, che tra l'altro non ha giocato solo 23-25 minuti, però è proprio perché è quel giocatore che... di cui parlavano tanto gli allenatori nelle scorse partite, che manca nel loro modulo ideale di gioco, perché è quello che salta l'uomo, che crea scompiglio, che ha anche l'ultimo passaggio, cosa che manca tante volte a Varela, come hai detto te, che è un po' più narciso. Io credo che la disponibilità d'Urso metta ulteriormente aumenti le preoccupazioni del duo Fiorin-Maresca. Mi spiego. Varela è narcisista, definiamolo come lo hai detto tu, narcisista, tiene troppo palla. D'Urso è un altro narcisista, tiene troppo palla. Beh, un po' meno. Allora a questo punto non si possono avere due giocatori che hanno lo stesso difetto in mezzo al campo, bisogna optare o per l'uno o per l'altro. Beh, poi c'è Baldini che invece sta recuperando... anzi sta trovando una condizione sempre in crescita, a parte l'errore. Beh, è stato uno dei migliori alle me. Prime partite, esatto, da quando ha trovato il gol a Cesena, un leggero miglioramento di Cesena si è un po' sbloccato, è diventato giocatore un po' più convinto, aveva fatto bene anche soprattutto nel primo tempo con il Palermo, mi era piaciuto anche in questa partita, è sempre stato in grado di coprire ma anche di ricoprire il suo ruolo in avanti, dando non poche preoccupazioni alla difesa della Salernitana. Chi non mi è piaciuto invece è stato Lotito, con i suoi commenti ha sottolineato: ci hanno annullato tre gol, che se vogliamo parlare di gol annullati è una barzelletta, perché il fuorigioco era talmente evidente che praticamente i giocatori dell'Ascoli erano fermi. Anzi, complimenti per l'applicazione della tattica del fuorigioco, che mi è sembrata inappuntabile, ma soprattutto poi a quando i giornalisti che gli chiedevano ma l'Ascoli meritava di vincere o non so, ha giocato meglio, ai punti avrebbe vinto l'Ascoli, lui ha sempre detto no, qui la Salernitana doveva giocare con un altro modulo, ha fatto un po' il Berlusconi della situazione, ci voleva questo, doveva giocare a destra, quell'altra a sinistra, noi dovevamo vincere solo giocando così, questo non capisce niente, cioè ha cominciato a fare lo Zamparini Berlusconi, insomma. Non ha dato nessun merito agli avversari, certo ci saranno delle ruggini soprattutto a livello di Lega fra Lotito e la società Ascoli. Beh, l'Ascoli però, certo, non lo ha votato, quindi è normale che ci sia questo atteggiamento. Volevo aggiungere una cosa: nel momento in cui, fino a quando Carpen è rimasto in campo, c'eravamo Carpen e Adai, loro non si sono mai avvicinati all'area di rigore, c'era un filtro rigoroso sulla tre quarti. Nel primo quarto d'ora ci avevano un po' messo in difficoltà. Poi, io inspiegabilmente, per me, dal mio punto di vista, è stato tolto Carpani per far entrare D'Urso, e da quel momento ci hanno imbottigliato nella nostra metà campo, non c'era più il filtro davanti alla difesa. Fatto questa osservazione perché se avessimo perso la partita ci sarebbero state grosse polemiche nei confronti degli allenatori, perché noi a quel punto, anche perché si era speso parecchio in fatto di energie durante i primi 75 minuti, nell'ultimo quarto d'ora
stavamo un po' col fiatone grosso. Però è anche vero che dopo l'ingresso di D'Urso abbiamo creato altre due grosse occasioni, quella sbagliata da Rossetti e soprattutto il clamoroso errore di Baldini. Quindi c'è questa ricerca continua, mi sembra di aver capito. Ma tre grosse di parate andare... del nostro portiere. Certo, ci sono state, certo, è ovvio che sono partite molto comunque, aperte. Quello che è stato è stato. Siamo moderatamente soddisfatti del punto conquistato alla Rechi. Adesso sotto col Venezia. Intanto vi ricordiamo i numeri ai quali ci potete chiamare dopo il primo break pubblicitario allo 07 36 30 41 31. Ci arrivano come al solito i messaggi WhatsApp e gli SMS al 339 81 49 51. I messaggi WhatsApp sono già arrivati, qualcuno ve lo leggeremo subito. Leggiamo l'email di Pietro, tanto per incominciare. Ascoli e Salernitana hanno giocato una buona gara, anche intensa. Sicuramente non ci si è annoiati, tranne i primi 20 minuti quando l'Ascoli ha pensato soprattutto a non prenderle. Poi la nostra squadra ha cominciato a ingranare gioco e possesso palla con buona manovra. La partita è stata buona, a merito dei due tecnici che stanno sviluppando un gioco anche piacevole. Purtroppo è mancato il gol e significa che il nostro attacco è insufficiente. Tra le parti, quello avanzato offre meno garanzie, la difesa è a posto, il centrocampo idem, anche se si doveva acquistare un altro centrocampista di esperienza insieme a Buzzegoli. Il reparto avanzato invece manca di quella punta d'esperienza che possa garantire gol a due cifre. Caccia è stato mandato via, non voglio entrare nel merito, dice Pietro, ma non è stato adeguatamente sostituito. Sicuramente con un attacco più esperto e di qualità, la partita di sabato si sarebbe vinta tranquillamente, sotto gli occhi di tutti che l'attacco è deficitario e affidato solo a giovani promesse. Ora i difensori a oltranza della società non vengano a parlare delle solite sciocchezze, di gufismo che si merita l'eccellenza, eccetera. Sono ragionamenti senza senso. Io come tifoso non tifo solo e basta, ma voglio che la mia società capisca dove intervenire e investa per riparare degnamente. Sul piano del gioco non ci sono discussioni perché la squadra è in crescita e gioca bene. Manca solo la finalizzazione, che è la cosa più importante. Questo il parere di Pietro. Naturalmente, oltre a lui è arrivata un'altra email, Yuri da Prato, che salutiamo. Prima della gara, in un campo dove di recente abbiamo sempre perso, avrei firmato per questo punto. Ma dopo il rigore fallito, che ci può stare, dice Yuri, e il gol mangiato, ho molto rammarico. Comunque la classifica è cortissima, può succedere di tutto. Vedasi la partita di Perugia, che abbiamo citato prima, l'1-5 clamoroso della Pro Vercelli a Perugia. Quando hanno annunciato il risultato ho creduto di non aver capito molto bene, dice Yuri. Per quanto riguarda la scomparsa della signora Rozzi, la signora Franca, che conoscevamo bene, alla cui famiglia porgo le mie condoglianze, ho letto sui social della mancata presenza dei membri della società, nemmeno con dei fiori. Mi sembra incredibile, dopo tutto ciò che è stato fatto per ricordare il ventennale della scomparsa del Presidentissimo e per Roberto Strulli, ancora non mi capacito del perché di questa assenza. Questo il parere di Yuri da Prato. Noi torniamo però al calcio giocato. Sandro, un altro giocatore recuperato sicuramente dopo questa partita è Ivan Lanni. Sì, ha dovuto fare tre parate di una certa difficoltà, se l'è cavata molto molto bene, e unico neo in 90 minuti è stata un'uscita a mezza strada con precipitosa retromarcia, ma più che sufficiente la prestazione del giocatore, che penso adesso che sono 270 minuti di vanta 270 minuti di imbattibilità, abbia preso maggiore coscienza dei propri mezzi e quello che ci auguriamo torni ad essere il Lanni che abbiamo avuto modo di apprezzare negli ultimi due anni. Secondo te il rientro di Mengoni potrebbe mettere in difficoltà i due allenatori per qualche scelta, oppure in questo momento Padella e Gigliotti? Credo, da quello che ho potuto capire, che Mengoni scalpiti ed è normale ed è bene che lui scalpiti, che voglia tornare a giocare, però da quanto mi risulta non ha ancora la condizione fisica idonea per poter... No, vabbè, questo è ovvio. Per poter... cosa. E poi c'è un altro grosso impasse, che è quello di che la Gigliotti sta giocando bene, quindi
Ma soprattutto mi sembra che l'intesa fra i due centrali sia diventata una cosa quasi automatica, quasi molto bene, soprattutto nelle chiusure. Riescono o l'uno o l'altro anche a tappare le falle, le poche viste finora, che si aprono o da una parte o dall'altra del reparto difensivo centrale. Diciamo pure che, insomma, la Salernitana non è pazza, una squadra irresistibile, tutt'altro nei suoi singoli e nel complesso. Però questo dovrebbe aumentare l'autostima dei giocatori che nelle prime giornate veramente stavano sempre con la tremarella nelle gambe. In difesa poi sulla destra Mogos, passi da gigante. Sì, vero? Sta giocando bene, non mi ha mai convinto fino specialmente nell'anno scorso, ogni volta che ha giocato ha sempre lasciato a desiderare. Sì, anche adesso, le prime di quest'anno, però sta prendendo anche lui quella sicurezza. Prendendo, sembrerebbe che stia prendendo quota, ben venga Mogos nel ruolo di titolare terzino dell'Ascoli. Beh, ma del resto i giocatori sono quelli, quindi adesso dovremo fare di necessità virtù, come abbiamo detto fin dall'inizio, però evidentemente anche loro, sentendosi responsabilizzati, stanno probabilmente solo adesso, con i risultati, e i risultati per loro, visto che il reparto difensivo era stato quello più criticato all'inizio, i risultati per loro sono non prendere gol, non fornire occasioni di rete, da rete pericolosa all'avversario. Il Palermo, che è il Palermo, ne ha avuta una sola qui al Del Duca, mentre la Salernitana... Frosinone zero. Frosinone... è questo che... Questo, guarda, giri il coltello nella piaga, ripensare a quella partita fa veramente... Sì, no, perché tra l'altro, ieri... mi sono soffermato a guardare la partita Novara-Frosinone. Beh, io se fossi stato in Longo allenatore del Frosinone, a 1-1 i giocatori l'avrei presi a calci nel sedere. Ha preso due gol che, guarda, la mia ex Vigor Picena, terza categoria, la difesa della Vigor Picena non li avrebbe presi quei due gol. Cosa incredibile, cioè questi sono giocatori che ambiscono a tornare, in Ascoli hanno rubato tre punti, a Novara li hanno persi, ma non meritatamente, strameritatamente, perché proprio una prestazione invereconda in tutto, sotto ogni aspetto. Pescara, il Novara sembrava il Real Madrid nella finale Coppa Campioni, li ha strapazzati, ha un po' mollato negli ultimi minuti perché ovviamente è sopraggiunta una certa stanchezza, loro non avevano corso quasi per niente, quindi, però questo è un campionato che tutto è possibile, anche l'Ascoli potrebbe inserirsi nella lotta per andare nella massima serie, e su questo si autoconvince il presidente a rinforzare a gennaio questa squadra, a spendere un po' di soldi, non ci sarebbe limite al raggiungimento di un certo traguardo. È proprio modesto. Ho visto anche Palermo, un po' di Palermo, Cremonese, Parma 1-1. Mamma mia, e c'era Nestorovski, non è che non... Sì. Proprio privi di gioco, tanto che alla fine Tedino, intervistato, ha fatto salti di gioia per l'1-1 casalingo, certo, dicendo che anche per il Parma ha avuto dei rammarichi non indifferenti. Sì, ma poi non gli ha dato un rigore al Parma, appunto, che non l'ha visto, solo l'arbitro in tutta Italia non l'ha visto. Comunque, vabbè. Riparlando della trasferta di Salerno, l'Ascoli è tornato, i tifosi sono tornati con un punto in saccoccia, ma sono nate anche un po' di polemiche extra calcistiche. Ne parliamo un attimo con Roberto Fiaccarini, direttore del Resto del Carlino, pagina di Ascoli. Buonasera Roberto. Buonasera Alberto. Grazie per essere intervenuto con noi. Ascolta, che cosa sta succedendo fra i tifosi che sui social si sono scatenati contro la tua testata? Che cosa sta succedendo? Facci un po' il punto della situazione. È giusto che anche voi abbiate la parola, perché sui social purtroppo ci si trasforma in leoni da tastiera, come si dice in questi casi, ma
con molta poca obiettività e un po' troppa virulenza, quindi io credo che invece di parlarne io o Sandro o ascoltare i commenti, andiamo alla fonte, e in questo caso chi meglio di Roberto Fiaccarini? Allora, guarda, noi siamo usciti domenica con questo servizio che è stato molto contestato sia da parte dei tifosi che da parte della società, e che legava due fatti: l'assenza di parte degli ultras e l'esclusione di Mengoni. Ora, per quanto riguarda gli ultras, ovviamente tu ben sai, ogni cosa che scriviamo è frutto di un lavoro di verifica, di approfondimento. E per quanto riguarda la parte degli ultras, va detto che c'era la coincidenza del funerale della signora Rozing sabato, e quindi qualcuno effettivamente non è andato, e tra i contatti che abbiamo in qualche maniera anche con quel mondo, a noi risulta insomma che qualcuno non sia andato non solo per quella coincidenza, ma anche per in qualche maniera protestare relativamente appunto all'esclusione di Mengoni. E qui vengo al secondo aspetto di quel servizio che è stato contestato, e questo secondo aspetto è stato contestato più dalla società. Mengoni non è stato convocato nonostante fosse arruolabile, dopo aver superato i problemi che conosciamo. E io stavo cercando di capire, rileggendo anche quello che abbiamo scritto e rileggendo quello che oggi ha detto Mengoni, dove fosse il problema. Francamente faccio ancora fatica, perché noi abbiamo scritto che relativamente al caso Perez, quindi all'esclusione di Perez, scriviamo in questo articolo contestato: in particolare c'è un elemento che si è fatto avanti per tentare di mediare il suo reinserimento. Il giocatore in questione, Andrea Mengoni, primo capitano, almeno ha detto la società, e veterano dell'Ascoli di Bellini. La sua mediazione però non ha sortito effetto. Non solo, dopo il tentativo di riconciliazione per conto del compagno eppur essendo in perfetto possesso dell'idoneità sportiva, Mengoni non è stato convocato per Salerno. Solo una scelta tecnica, e qui facciamo una domanda, o il principio di un'esclusione per lui in barba alle dichiarazioni di amore di inizio estate, lo diranno solo le prossime settimane. Allora, ieri io sono stato raggiunto da una serie di telefonate che mi dicevano che non c'è stato nessun tentativo di mediazione da parte di Mengoni. È tutto falso: Mengoni è grasso, Mengoni ha 5 kg di sovrappeso, per questo non è stato convocato. Allora oggi è stata arrivata innanzitutto la nota di Bellini di ieri sera. Andrea Mengoni, il primo giocatore che ho preso quando ho acquistato la Scolipicchio, sì, un ragazzo straordinario, ma questo, voglio dire, è stato presentato come una risposta a noi in qualche maniera, ma non vedo dove sia la risposta a noi, perché nessuno ha messo in dubbio che Mengoni sia un ragazzo straordinario, nessuno ha messo in dubbio che possa avere un futuro nell'Ascoli. Abbiamo semplicemente detto che c'è stato un problema in questa settimana. Leggo oggi l'intervista che uscirà poi domani, che in parte avrete visto nei siti, sentito nei siti. Si chiede a Mengoni: nessun problema di peso, niente di niente, sono 5 settimane che mi sto allenando e anche questa mattina sono stato al campo. Le è dispiaciuto non essere stato convocato per Salerno? È stata una scelta tecnica decisa dal mister, l'accetto, ma posso anche non condividerla, lo ammetto, ci speravo e me lo aspettavo dopo 4 mesi in cui ho passato di tutto. Ha provato a mediare nel caso Perez, come è andata? Ero dispiaciuto per Perez come lo ero stato per Giorgio e Cacia. Lui sa di aver fatto un errore. Ho cercato di mettere acqua sul fuoco provando a far capire che dopo mesi passati in quel modo ci possono essere anche certi gesti. Quindi la mediazione c'è stata, lo dice Mengoni, non è sovrappeso, almeno lui ritiene di non esserlo. Si aspettava la convocazione per Salerno e non è stato convocato. All'altra domanda è: dove c'erano 3 portieri a Salerno ma non lei? Dispiace senz'altro, però non voglio essere un problema ma una risorsa per l'Ascoli. Insomma, mi pare che gran parte delle circostanze che noi abbiamo riferito nell'articolo tanto contestato di domenica siano confermate dallo stesso Mengoni, e quindi non capisco perché si sia fatto scomodare Bellini, perché non credo che Bellini dal Canada abbia tutta questa voglia di intervenire per un articolo su Mengoni, e non riesco sinceramente a capacitarmi almeno sul fronte Mengoni. Poi sul fronte Ultras possiamo discuterne, insomma. Io sì, ho letto anche che Daniele Perticari ha avuto modo di intervenire comunque nelle varie discussioni, dicendo che facendo un passo indietro, questo lo possiamo dire, perché mi sembra di aver letto qualcosa in tal senso, no? Ma lui adesso io cerco sempre di evitare discussioni sui social, perché è un'arena nella quale non se ne esce più, giusto? Non si sa mai come si comincia, non si sa come si finisce. Lui mi pare che abbia detto se gli Ultras
devono smentire, mandino un comunicato, lì c'è stato un battibecco, ma insomma, adesso al di là di questo, però fa fede quello che c'è scritto sul giornale, e quello che abbiamo scritto sul giornale è quello che conta, e io sugli ultras discutiamo, non ci saranno andati tutti, mi sembra che qualcuno non sia andato, insomma, ripeto, perché c'era il funerale e per quello che ci risulta anche per altro, per la condivisione di questo problema. Guarda, alcune discussioni, scusami, non so, io finisci. Io ripeto, la cosa non ce la siamo inventata, chiaramente, insomma, no? Qualcuno che riteniamo, più di una persona che riteniamo attendibile, credibile per quel mondo, ci ha fatto filtrare questa cosa. Non ce la siamo inventata, insomma. E questo credo che sia, no? Cioè, non è che ci andiamo a inventare che gli ultras non vanno, per quale motivo. E il resto che riguarda Mengoni, a me sembra sostanzialmente confermato. Ripeto, si vuole far filtrare che Mengoni è in sovrappeso di 5 kg, a me è stato detto anche, e Mengoni dice che è in forma, a meno che non siano chili percepiti, non lo so. Ascolta, poi dopo i tifosi, però tante volte ognuno ascolta sempre quello che vuole ascoltare. Adesso, per esempio, arrivano i primi messaggi, intanto che ti stiamo ascoltando in diretta, dice un tifoso, dice: mi bastano le parole di Mengoni, il Carlino fa solo polemica dove non esiste. Non c'entra nulla se le cose sono vere o false, sono polemiche inutili. Allora, a questo punto non dovreste più scrivere? Come? Allora non dovreste più scrivere? No, io, guarda, da quando sono tornato ad Ascoli, mi sono occupato in maniera non sempre continua dell'Ascoli. Quando ci siamo occupati del caso Teramo, ce ne siamo occupati cercando di approfondirlo in tutte le maniere possibili, tanto che Campitelli disse, l'Ascoli esagerando lo disse, sbagliando chiaramente, l'Ascoli sta in Serie B grazie al resto del Carlino. All'epoca ad Ascoli prendevamo solo complimenti, poi capita che scriviamo anche cose che non piacciono, ma siamo non ci vogliamo adeguare e semplicemente scrivere che tutto va bene, perché non sempre tutto purtroppo va bene, ma anche perché quando si scrive che tutto va bene si è poco credibile, a mio avviso. L'altro ieri la coincidenza che abbiamo scritto pure dell'assenza dei dirigenti dell'Ascoli, dei soci, di chiunque rappresenti l'Ascoli al funerale della signora Rozzi, e questa cosa credo che abbia dato fastidio. È giusto scriverla o ignorarla? Ditemi voi. Si può ignorare, si può scegliere di ignorarla, ma se dobbiamo scegliere di ignorare le cose, allora forse dobbiamo cambiare mestiere. Io invece credo che qualcuno ci dovesse essere al funerale, e questa cosa ha dato fastidio perché ieri mi è stata fatta notare, però l'abbiamo scritta, io la riscriverei domani, dopodomani, e ancora, cioè, quella scelta che abbiamo fatto di scriverla secondo me è stata giusta, perché allora dobbiamo evitare la polemica, anche se l'evidenza dei fatti ci porta a scriverlo, non lo so, io non siamo fatti così, saremmo fatti sbagliati, ma insomma, secondo me quella cosa per esempio andava sottolineata, e forse questo ha dato un po' fastidio portando a questa... Scusa Stefano, ma perché... Roberto. Roberto, scusa, non ho capito, perché hanno optato per questa assenza ingiustificata? Per quello che ho potuto ricostruire io, Cardinaletti è stato dalla famiglia Rozzi la sera prima, quindi comunque ha portato diciamo il messaggio dell'Ascoli, l'ha portato privatamente. A mio avviso, non so se siete d'accordo, andava portato ufficialmente in qualche maniera, certo, in qualsiasi maniera al funerale. Certo. E che è assurda, voglio dire, l'assenza di un dirigente, ma di chiunque, voglio dire, ovviamente di un rappresentante di un certo livello, un socio, chiunque, insomma, non dico che c'è da andare Cardinaletti, che giustamente stava a Salerno, non faccio nomi, cioè qualcuno però che rappresenta l'Ascoli Picchio doveva essere a quel funerale, insomma, e questo l'abbiamo scritto. E fare polemica, secondo me no, e secondo me constatare un fatto. È una constatazione. Concludiamo con una domanda che ti fa Claudio da Udine, una domanda per il giornalista del Carlino, quindi per Roberto Fiaccarini. Mengoni, in intervista video, quindi da fonte diretta che ho visto, ha detto che capisce la decisione, visto che comunque sono 4 mesi che non gioca, non ha minuti nelle gambe. Perché si deve insinuare che non sia stato convocato per aver mediato per Perez, cosa che comunque lui non ha confermato? Questo è quanto ho capito io dal vostro articolo. Se ho capito male chiedo scusa, ma volevo... Io l'articolo ho letto, la sua mediazione non ha sortito effetto, non solo, dopo il tentativo di riconciliazione per conto del compagno in perfetto possesso dell'identità sportiva, Mengoni non è stato convocato per Salerno, solo una scelta tecnica o il principio di un'esclusione per lui? È una domanda, lo poniamo, cioè è successo, noi mettiamo in fila dei fatti, è successo che Mengoni ha tentato la mediazione per Perez,
E questo è confermato da Mengoni, lo dice, lui sa di aver fatto un errore, lo dice Mengoni nell'intervista uscita domani e penso che l'abbia detto anche a tutti gli altri, insomma. Non è stato convocato, la società fa filtrare la notizia che è Grasso, che ha 5 kg di sovrappeso, non è vero, o almeno Mengoni dice che non è vero, poi per carità anche io mi sento magro, invece magari qualcuno mi vede grasso, non lo so, però quindi la società fa filtrare volontariamente la notizia che Mengoni ha 5 kg di sovrappeso, Mengoni dice niente di niente, sono 5 settimane che mi sto allenando e anche questa mattina sono stato al campo, quindi non ho problemi di peso. E non viene convocato, questi sono i fatti veri, verificati da noi e poi confermati da Mengoni. Se è stato escluso per motivi tecnici un giocatore, il capitano della squadra che voleva a tutti i costi essere a Salerno, non per giocare, non voleva giocare, lui è consapevole che non è in grado di giocare, che ha bisogno di tempo minuti, ancora, certo. Però voleva esserci perché se è il capitano, può fare il capitano anche sul pullman che li porta a Salerno, può fare il capitano nello spogliatoio comunque per sentire la sua presenza. Se l'Ascoli non sente l'esigenza di avere il capitano perché lo ritiene grasso, poi io con qualche dubbio me lo faccio venire, però se vogliamo credere solo alle versioni che vengono date, per carità, io mi adeguo, ma voglio dire, l'assenza di Mengoni secondo me un po' fa discutere, lui aveva voglia di esserci a Salerno, lo ha detto e non gli è stato consentito, non ha detto che voleva giocare, voleva solamente esserci per fare il capitano non giocatore. Benissimo, noi ti ringraziamo per questo intervento, come ciao, abbiamo Roberto. Detto grazie ciao, a Roberto Fiaccarini, responsabile della pagina di Ascoli del Resto del Carrino, come abbiamo detto abbiamo preferito invece di dar voce a illazioni o a leggere pedissequamente quanto scritto e commentato, abbiamo sentito la voce diretta. Poi se qualcuno ha altri fatti diretti siamo qui per ascoltare. Nel frattempo però ci fermiamo per il break pubblicitario. A dopo. Latte miele. Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre Maltignano, chiuso il mercoledì. Telefono 0736 30 44 90. Piceno Gas Vendita, un'azienda del tuo territorio. Negli uffici di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto ed Alba Adriatica potrai contare su consulenti in grado di consigliarti la migliore soluzione per la tua casa. Da oggi, se passi a Piceno Gas, risparmi da subito il 10% rispetto al tuo precedente fornitore. Piceno Gas è il metano del tuo territorio. Chiama subito il numero verde 828 74 44 oppure consulta il nostro sito web www.picenogasvendita.it. Piceno Gas Vendita, il calore per te e la tua famiglia. A Venarotta, Pizzeria Arcobaleno, dal 1979 pizze al piatto e da sporto, rigorosamente cotte nel forno a legna e poi antipasti, primi piatti, sala per banchetti, cerimonie e feste private. A Venarotta, Pizzeria Arcobaleno, telefono 0736 36 22 27. Traini Eco Services, creazione e cura del verde, privato, pubblico e sportivo. A tutti i possessori di un abbonamento allo stadio, sconto del 10% al centro giardinaggio Eco Services, in via Ancaranese a Villa Sant'Antonio. Traini Eco Services, il verde prende vita. Telefono 0736 81 16 64 www.ecoservices.it. La Trattoria Scupozz di Valle Castellana aspetta tutti i tifosi con le sue specialità a base di funghi porcini e freschi. Quando disponibili, ovuli e poi tagliata, polenta, coratella, agnello e capretto al forno, vere stecche di castrato alla brace e tante altre prelibatezze da assaporare in un ambiente caldo e accogliente. E non dimenticate di assaggiare il famoso liquore alla genziana di produzione propria. Trattoria Scupozz, frazione Colle di Valle Castellana. Info e prenotazioni allo 0861 93 188. Autofficina Cappelli SNC, centro riparazione Peugeot, gommista, elettrauto, centro revisione, ad Ascoli Piceno, in via del Commercio 18.
L'Alpen Rose di Alba Adriatica vi aspetta al 26esimo Oktoberfest. Dal 13 al 15 ottobre la vera birra originale tedesca, con degustazioni di piatti tipici in tre menù a scelta su misura per voi. E poi speciale campionato di Serie A su maxi schermo con le partite più importanti della giornata. Info e prenotazioni Alpen Rose Guest House, Alba Adriatica, via Trento 7, telefono 0861 71 08 66, dal 13 al 15 ottobre, 26esimo Oktoberfest. Bar Caffetteria Evergreen, No 100 ad Ascoli Piceno, in via Napoli 92M. Ottime colazioni, fantastici aperitivi in compagnia, in allegria, pranzati e cenati, in un ambiente accogliente, per seguire anche le partite di calcio dell'Ascoli Picchio. Buon caffè, internet e wifi free per i clienti e prezzi contenuti. Bar Evergreen, via Napoli 92M, Ascoli Piceno. Seguici su Facebook. La 0736 30 41 31 per le vostre telefonate. La prima non poteva che essere di? Ma se non fossi io che chiamo qua, tutti morti. Beh, abbiamo iniziato adesso. Come va? Andiamo bene? Contenta del pareggio? Tutto bene. È un po' così, è un po' flaccida la cosa, un po' scialba. Perché? I pareggi non alzano la classifica, è inutile che stiamo a dire. Il gioco dice, pure Marismo che non è tanto tifoso, eppure ha detto che l'Ascoli gioca bene. Bene. Ma a me mi interessa più i punti che il gioco, perché il gioco, vabbè, mi metto a giocare, però se non finalizzo, se non segno, se sbaglio, se cosa, vabbè. Alla fine gli altri fanno i punti e noi stiamo sempre a capo da piè. E poi un'altra cosa, vedi, significa essere poveri? Guai se parli, che dopo ti punisco io. Ma vedi, frasi magari così sottintesi, magari dette parole così sottintese, eccetera, subito vengono prese per male, mo come Mengoni, come quello Perez che è stato punito per una parola, come si chiama quell'altro? Gigi Giorgi pure per un'altra parola, Cacia per un'altra parola. Oh, ma quando si può parlare più? Ma se uno si deve sfogare, che deve fare? Ma allora io non è che voglio essere una cattiva che devo solo inveire, però bisogna riguardarci pure dove sono i difetti e dove sono le carenze, le lacune, bisogna pure capirle, perché tu non hai la difesa mo è buona, pare che si stanno a difendere, però mi sembra più una partita difensiva che d'attacco. No. No. Allora, quello com'è Rossetti? Può succedere, per carità, che era sbagliato qui ai mondiali, però un rigore sbagliato, tiri va fuori per un millimetro, va fuori la porta, quell'altro tira per aria, cioè si vede che non c'è la precisione proprio, non c'è la cattiveria, non c'è la voglia. No, la non voglia non lo puoi dire, io non lo so se puoi dire la precisione, ma non la voglia. Ma viene il Venezia, no? Il Venezia già sta di che Ascoli vuole 3 punti. Inzaghi, già sto Pippo Inzaghi li sta a preparare, no? Per la... Cioè loro vengono già agguerriti, non quando facevano, mai. Ma guarda che a Salerno l'Ascoli era stato agguerrito, no, come? Ma sì, ma guarda che la partita guarda tutte. E allora? Io ho 40 anni che sono. Allora perché dici una cosa sbagliata? No, una volta uscivamo sempre vittoriose, mo un pareggio o perdi, un pareggio o perdi. Cioè, sì, dopo partite abbiamo vinto per grazia ricevuta. Ma se ieri non c'era l'Ascoli, ma c'era un'altra squadra, lì aveva vinto 4-0. Aveva vinto 4-0. Va bene. Cioè, io dico una cosa, non si può fare un allenamento di 3 ore. L'ultima cosa, l'ultima, perché abbiamo già delle telefonate in coda, stiamo cominciando. Di 3 ore, no? Di 3 ore, sai, significa che gli vuoi fa l'allenamento per tirare come le punizioni, gli vuoi fa allenare per tirare i corner, gli puoi fa l'allenamento per tirare i rigori. Cioè, queste calcio. Sono cose pure molto importanti, no? Per Palma. Vai con due saluti perché abbiamo un po' di persone in attesa, vai. Vai. Niente, voglio salutare Giuliana, voglio salutare Duilia, voglio salutare... ma non me lo ricordo. Va bene, il macellaio, li abbiamo detti tutte quelle che conosco. Ok, grazie. A tutti quelli che conosco. Ci sentiamo sabato con Palma, arrivederci. Speriamo. Grazie, ciao. Dico 4 SG. Sì,
Non finisce mai. Abbiamo un'altra telefonata. Buonasera, Oscar. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Ho ascoltato... No, vabbè, andiamo avanti. No, no. Solito minestrone. No, non voglio dire tanto. Parlano chiaro i numeri. Da Ascoli Frosinone è cambiato il modulo 4-4-1-1. Il modulo quello è. Per fortuna, io lo dicevo in termini sospetti quando qualcuno mi ha infamato, mi ha insultato perché non capivo niente, no. Penso che ancora di capisce il pallone. 4-2-3-1, l'Ascoli non c'è più potere di farlo. Ma dove vai? E infatti abbiamo subito un gol al 96 con fusione a partita, beh, sappiamo benissimo che andiamo a perdere, e il problema dell'Ascoli che non segniamo. Perché l'Ascoli Frosinone non è casuale, noi, ma non è che non segniamo perché non siamo capaci. Perché se non ci diciamo la verità, lasciamo perdere, che sia fa parte del passato, tutto quello che volete. Ma l'abbiamo sostituito? No. Ma non mi importa se si chiama Pingo Pallino. Non puoi fare un camminato con Favilli, non scherziamo, Rosseri il primo anno in Serie B. Sandini, io non ricordo, chiedo a voi, ha giocato altri anni in Serie B? No, ma Rossetti sì, beh, Rossetti altri, ha già fatto. Sì, però, ho capito, Rossetti già 10 gol sulle gambe, 15, in un campionato, c'è esperienza? Cioè, l'unica mia, che non è una critica ma è costruttiva, cioè, io va bene, risparmio, ok, quello ben solo ricordo, sono andato due fatte, quello che ne ho sono ben solo risolto. Quello l'ha capito anche mio figlio che ha 4 anni. Però uno esperto davanti, l'Ascoli non ce l'ha, voglia che noi l'anno scorso giocavi con Solini, con Favilli, Solini non è esperto, ma Mazzagia sì, quindi i difetti, il spoglietto, vabbè, noi studiamo, però tecnicamente sul campo penso che non si discute come calciatore, è indiscutibile. Creiamo gli spazi, lo marcavamo in tre e Favilli segnava. Dopo c'era Gatto, era un scarposo e mangiava 4 gol a partita, a cui non poi le mani. Però il problema dell'Ascoli, col gioco che sta facendo, perché sta facendo un gioco incredibile, e non segniamo adesso che stiamo andando in forma, e quando segniamo? Cioè, senza essere polemico, basta dire, l'Ascoli, le punte, quelle che è, se non gioca Favilli che fa fatica a segnare, ma non perché fa fatica, perché non ci piglia, perché lo marca in tre, guardatevi le partite, Favilli lo marca in tre, e una spalla, non ce l'ha vicino, chi segna? Varela? Dai, su. Due le ha fatte. Allora, non mi piace. Ha già fatto il doppio dei suoi gol dell'anno scorso. Ho capito, posso dirti che non mi piace? Sì, sì. Se no non giocavo in Serie B, no? Non mi piace. A me questi giocatori che non è una punta, né una mezzana, non mi piace, non rientra. Spesso ci fa via contro piedi, se non volevo parlare, con Novale, non mi piace. Mi piace più Baldini, che non c'è più posto modulo qui, Baldini è abbastanza concreto, rientra, corre, e quello non mi piace. È una pista mia. È una cosa strettamente personale. A me i giocatori tiki-taka non mi piace. Bene. È chiaro, se capita sui piedi di Adai, quello non si chiara mai, c'è i piedi rettangolari, è bravissimo, o Carpale. Sì. Però purtroppo ci manca un uomo esperto davanti, ma non ci sta niente, se poteva chiamare Luppi, come volete sì, voi. Sì, ho capito tutto, Prendetelo voi, chi è? Però non mi potete dire che l'Ascoli già c'è l'attacco forte, perché se no diciamo le cazzate. Vabbè, questo non l'abbiamo seri, detto nessuno. No, o siamo seri o vogliamo parlare calcio. Dico solo che lo spetta, c'è 10 punti, Gilardino, Granoce e Marilungo. Voglio dire, ho fatto un esempio, oppure Donnarumma Caputo, oppure il Bari. Noi non ci potevamo mai paragonare nessuno. L'unica cosa che do ragione a Palma è che c'è un clima strano. Qualsiasi affermazione fa qualsiasi calciatore... Sì. Viene cremato. È un argomento di cui parliamo. Scusate, questo è nazismo. No, ma scusatemi, è nazismo questo qui, eh? Vabbè, cioè, chi ci state male? Non esagerare. No, ho capito, però questi atteggiamenti non sono normali. Scusate. Sì, ho capito, però adesso... siccome c'è qualcuno... Questo è un argomento poi sulla discorso che vogliamo fare. Però qualcuno si accosta a Costantino Rossi, se mi permettete. Chi è? Prima di parlare di Costantino Rossi, ce n'era uno solo. Sì. Il presidente dell'Ascoli Calcio. Mi sembra che nessuno abbia detto di voler essere come lui. Costantino Rossi, ancora nessuno. Chi vuole emulare Costantino Rossi è lontano anni luce. Beh. È lontano anni luce. Oscar, perché ti dobbiamo salutare, ci sentiamo Costantino sabato. Costantino era tifoso dell'Ascoli, sì, non della Juve. Bene. E chiudo qui. grazie Oscar per questo intervento. La prima squadra dell'Ascoli Calcio, poi viene a tutto il mondo. Ciao a tutti e arrivederci, forza. Grazie Oscar. Diamo spazio a Giancarlo da Martinsicuro, quindi un amico teramano tifoso dell'Ascoli, dice
Buonasera, vorrei ricordare, ecco che me lo sono perso proprio adesso, eccolo. Vorrei ricordare Nazareno Filippini, dato che oggi 9 ottobre ricorre il 29esimo anniversario della sua morte causata da teppisti di quella società di prescritti che non voglio nemmeno nominare. Questo è il ricordo di Giancarlo da Martinsicuro di Nazareno, detto Reno Filippini. Altri arrivano dei commenti sull'intervento che ha fatto il responsabile del Carlino di cui abbiamo parlato, che è Roberto Fiaccarini. Gigi da Pagliare dice: il responsabile dice di riportare solo i fatti, ma dice che la società ha fatto filtrare la notizia che Mengoni è troppo grasso e questo sarebbe un fatto. Non sono d'accordo, questo dice lui. Quello di Trano abbiamo letto. C'è una firma, Cane Sciolto, quindi uno pseudonimo, non tanto una firma, al quale io prego di usare altri termini nelle mail. Comunque, nei messaggi, leggo non il messaggio, ma leggo il concetto. Dice che tutte queste chiacchiere stanno stancando i tifosi. E la storia, e si riferisce poi a Rozzi, sono state fatte le condoglianze privatamente, come giusto che sia, questa lo dice lui, ma nessuno sa se è vero o se non è vero. E tra tre turni quelli che volevano Caccia e Giorgi rimarranno male. Insomma, un messaggio anche piuttosto confusionario più che chiarificatore. Intanto riceviamo un'altra telefonata. Buonasera, chi parla? Buonasera, sono Marco Dolentino. Marco, buonasera. Allora, prima di tutto, funerali, a me non mi interessa se tu vai la sera prima o privatamente. Rozzi per noi è un simbolo, è la storia, e tu, società, ti presenti al funerale della signora. Non c'è niente, non c'è giustificazione, finito. Poi andare il venerdì a fare il bello, lì ci vuole una persona, ingiustificabile, zero. Come è mandata la società è questa, punto primo. Punto secondo, parliamo di calcio. Così sì. Non si va avanti. Dove? Inutile che facciamo i pareggi. Ah. Inutile che facciamo i pareggi. Due partite, due pareggi, io preferisco una sconfitta e una vittoria, è un punto in più. Cioè, non abbiamo mordente. Noi la nostra squadra giochiamo bene a calcio, si discute, abbiamo puntellinato la difesa, va benissimo, ok. Io sono il primo a criticare Mokos, non è che mi scordo, e lo continuo a criticare. Aspetto quando avrà degli avversari più forti e poi ne riparliamo. Beh, col Palermo non ha giocato male. Ma col Palermo cosa, scusate? Ma il Palermo ieri doveva perdere in casa col Parma. Il Frosinone da quando gioca con noi non vince più una partita. Stiamo parlando di quelle... Allora, se stiamo parlando di... Allora. Marco, ti contraddici, hai detto aspetto avversari forti, queste sono le prime in classifica, chi aspetti, scusa, il Real Madrid? Ma ieri che ha detto ieri il signor Conti? Che ha fatto il Frosinone a Novara? Cosa ha fatto? Sì, ma tu hai detto che per Mogos aspetti squadre più forti, le abbiamo incontrate tutte quelle forti, Empoli, Frosinone, Palermo, le prime tre. E chi ce l'ha i giocatori più forti delle prime tre in classifica, scusami? Comunque la nostra squadra è la copia, giustamente, dell'allenatore. Una mummia che quando parla ti fa calare tutto. Quella è la nostra squadra, senza mordente, senza niente. Ragazzi, ieri a Salerno c'aveva ragione Palma, quattro pappine a casa, quella è la squadra, con quella difesa che c'aveva, quattro pappine e a casa. E invece noi lì il punticino, siamo tutti contenti, è la serie positiva, pareggio qua, siamo ultimi o penultimi? Nessuno dei due, quart'ultimo. Come quart'ultimo? Abbiamo sette Ternana, punti. Ternana, noi ne abbiamo otto. Ternana, Foggia e Cesena ne hanno sette. Se non sbaglio, capito, è quart'ultimo così. Ho capito, vabbè. Allora, ok, stiamo a un punto dall'ultimo. Non sei ultimo, scusa, non sei preciso. Ho capito, va bene. Però se noi pareggiamo sempre, non abbiamo il mordente di vincere le partite. Stiamo giocando bene, non si discute. Ma che gioco è? Arriviamo a centrocampo e poi torniamo e non tiriamo mai a porta. Va bene, adesso basta Marco, grazie. Va bene così, abbiamo capito che non sei soddisfatto, mi sembra più che evidente. Grazie per la partecipazione, perché poi dopo, se gli argomenti sono sempre gli stessi, tanto vale ascoltare anche qualcun altro, perché sei stato un po' aggressivo, tra virgolette. Poi, un messaggio rivolto a Oscar da parte di Andrea, dice: Oscar, guarda che non devi essere sempre così negativo, dice Andrea, e cambi spesso idea a seconda di come tira il vento.
Poi la smettiamo di parlare di Perez, dice sempre Andrea, è stato bello, grazie e arrivederci. Gli è stato detto che non rientrava nei piani della società, ha rifiutato offerte e ora cosa vuole? Ha sbagliato la società con lui? Non credo, un giocatore è un giocatore in campo, non per come saluta. Ti stimo Leo, ma stavolta hai sbagliato. Se fossi andato via avresti lasciato un ottimo ricordo perché sei un grande ragazzo. Però la C non fa per, la B non fa per te, in C potresti invece fare la differenza. Questo è uno dei tanti pareri su questo, sulla questione di Leo Perez. A proposito di attacco, Gabriele fa notare che lui prenderebbe Corvia e svincolato e ci farebbe comodo. Sandro, un nome che ti aggrada? Beh, c'avevamo Cascia, penso che sarebbe stato meglio di Corvia, insomma, con tutto il rispetto per Corvia. Certo, è un giocatore, ma ormai è datato oltre i 33-34 anni, quindi non so, ma poi si vedrà, insomma, adesso questa è una fase, definiamola, di studio da parte dei due allenatori. Dovranno essere loro a dire alla dirigenza quello che si aspetterebbero venisse comprato uno o due giocatori. Certo è che l'attacco mi sembra un po' anemico. Io spero che Favilli, a partire da sabato prossimo, tiri un po' fuori gli artigli, ci faccia qualche gol per risollevare un po' ancor più il morale. E sono venuti a mancare quei 3-4 gol che ci si aspettava da lui, come hai detto prima. Lui, sì, sì. Stefano di Montecostra ha mandato un messaggio dicendo che il tifoso di Tolentino che ha chiamato prima non fa onore ai tifosi di fuori provincia, senza risparmiare però Stefano, che è del Reggio Quinto. Altre critiche, dice che se i giornalisti pagassero il biglietto di ingresso e le spese per le trasferte capirebbero il motivo per cui non c'è stato l'esito come a Cesena. Scrivete della squadra che sta crescendo piuttosto che cercare di mettere zizzani in ogni occasione. Visto il turno domenicale, conclude, ieri mi sono fatto una buffata di Serie B tramite Sky e posso dire che per me non siamo inferiori a nessuno, anzi, con Durso e Santini recuperati ci divertiremo. Questo è il parere di Stefano Reggio Quinto di Montecosaro. Una telefonata arrivata adesso, buonasera. Buonasera Rolando. Buonasera. Buonasera Rolando. Buonasera Sandro. Ciao Rolando, buonasera. Comunque un buon punto, ragazzi, eh? Ma dici la tua opinione. Non nego che il vantaggio del rigore, andando in vantaggio, a vedere come ce la saremmo cavata. Una partita difficile, un campo difficile come quello di Salerno, o no? Beh, cioè, credo che i tre punti sarebbero stati sicuramente alla nostra portata, visto che avremmo potuto renderci pericolosi poi in attacco, come abbiamo fatto. Loro si sarebbero scoperti ancora di più. No, a vedere come ce la saremmo cavata, via, insomma, perché loro sono battaglieri, eh? Sì, vabbè, però è finita così. Ecco, comunque... poi comunque bisogna tornare alla vittoria sabato con il Venezia, senza timori, capito, a Fiorine e Maresca. Poi dopo una cosa, un ricordo di Aldo Biscardi. Vi ricordate? Sì, ci ricordiamo tutto di Aldo Biscardi. No, quando sì, lo chiamava Costantino. Certo. Tutti i discorsi fatti si sono avverati, eh? I discorsi che faceva le battute con Rossi. Ma guarda, che se è esplosa la trasmissione di Biscardi, lo si deve esclusivamente a Costantino Rossi. Bravo, e ieri nessun servizio ha rimarcato il fatto che quando c'era Costantino Rossi faceva odio, schizzavano in alto. E vabbè, poi comunque Sandro, Aldo non si è comportato bene, certo. Quando lo chiamai per venire a celebrare la morte, era il primo trofeo che facemmo in memoria di Costantino Rossi, avremmo voluto la sua presenza. Certo. E quella di, a quel tempo mi sembra, Telemonte Carlo, che stesse a Telemonte Carlo,
Vabbè, ci chiese una cifra astronomica. L'avevamo ricordato. E da allora mi è caduto dalle spalle. Scusi, Sandro, sì. E pensare tutte le mangiate, le bevute che ci ha fatto la Villa Bigna. Ma fossero solo queste, io ma adesso al papo. Non, è meglio non parlare, certo, più, perché parlare male specialmente dei morti non è bello. Comunque ci sono altre cose che non mi sono andate, non mi sono scese. Comunque nei filmati del processo del lunedì qualche immagine è comparso anche il povero Costantino. Sì, l'abbiamo vista. Buonasera. Va bene, grazie. Ciao Rolando, grazie anche ciao. A Rolando. Tommaso D'Ascoli, grande partita dell'Ascoli, dice, peccato perché davvero meritavamo i tre punti. A parte questo, volevo sottolineare comunque il modo veramente poco diplomatico col quale la società si rapporta con i giocatori. È sufficiente una comprensibile, ma non per questo giustificabile, esternazione di un giocatore storico come Perez, che immediatamente la società addirittura lo mette fuori rosa. Mi sembra tutto davvero esagerato e così si destabilizza l'ambiente. Comunque sempre forza Picchio. Questo è il parere di Tommaso D'Ascoli. Con il rientro di Mengoni, come vedreste un 3-5-2, dice Pierluigi. Sandro, con tre centrali dietro? Ma sì, io può è anche un'opzione. Andare bene. Dipende anche dall'avversario che hai davanti, no? Perché ogni partita va innanzitutto giocata a tavolino, poi sul campo, l'applicazione va fatta sul campo. Quindi domenica, sabato contro il Venezia, non lo so che cosa. Onestamente io l'ho visto due volte, il Venezia non mi ha per nulla impressionato, però c'ha il vento che lo sta spingendo fortemente, gli gira la buona sorte, vabbè. Quindi massima attenzione. Un'altra telefonata, buonasera, chi parla? Sì, salve, sono Claudio D'Ascoli. Claudio, buonasera. Complimenti, buonasera. Salve. Saluto anche Sandro. Sì. Salve, dico, buonasera. Vedo sempre un pessimismo intorno a questa squadra. Dico, è una squadra che, insomma, dal mio punto di vista, dico, abbiamo acquistato tantissimi giocatori di proprietà. È una squadra che si può vedere anche a lungo raggio, magari tra due anni. Poi, diciamo che adesso ce la stiamo battendo alla pari e diciamo che a inizio campionato nessuno l'avrebbe pensato. Una cosa del genere. Questo una squadra che sta giocando bene e insomma i risultati, c'è tempo, non bisogna avere tempo, stiamo lì, intanto adesso stiamo sì in zona critica, però comunque sia ce la stiamo battendo con le altre e vedo margini, tanti margini di miglioramento, vedo troppo un pessimismo dilagante, insomma. Claudio, io credo che più che pessimismo sia FIFA. Un po' presto, dai, per la FIFA. Cioè, io sono preoccupato, che ti devo dire? Vorrei che l'Ascoli stesse 13-14 punti. Qui, anche Claudio penso lo vorrebbe. Tutti lo vorremmo. E allora è normale una reazione di paura che sfocia. Ma non è critica, perché... Ma forse Claudio si riferiva più all'ambiente che a quanto hai detto te, no? Immagino che sia un discorso generico, Claudio, o sbaglio? Sì, esattamente, scrivendo. C'è paura, io tutti i giorni sto in mezzo alla gente, quindi avverto questo sentimento della gente che teme. Insomma, Sandro dice che ci vuole una vittoria, ecco, questo, in sintesi è questo. Claudio, credo che anche tu pensi che la medicina migliore sarebbe quella, no? Comunque sia, non per contestare i dati ascoltatori prima, ma insomma con la Termicana perdere 4-0, cioè, no, diceva avremmo dovuto vincere 4-0, diceva. Ah, ecco, certo, ok. Lui faceva il discorso opposto, che era arrabbiato perché dice una partita così la devi vincere 4-0 perché per quello che hai creato. È vero, questo è vero. Però è il calcio, il cinismo di cui parlava Sandro, che manca. Sì. Va bene. Grazie per la chiamata. Grazie, Claudio. A lei, buona serata. Grazie, arrivederci. A ruota l'ultima telefonata della serata, perché abbiamo anche molti messaggi da leggere ancora. Buonasera, chi parla? Buonasera, ciao, sono Davide da Pagliari. Buonasera. Allora, niente, io volevo dire, no? Allora, siccome la Porcelli ha vinto anche il Novara, sì. Adesso stiamo a dire, ci mettiamo paura perché hanno vinto le nostre concorrenti dietro, no? Se il Novara e la Porcelli perdevano, pareggiavano, forse non c'era tutto questo vittimismo, secondo me, no? Un po' secondo voi. Sì, beh, la classifica è molto corta. E la classifica è corta, alla fine perdi una partita e ti trovi in basso, ne vinci due,
stai testa in classifica, vedi il Cittadella, vedi anche il Perugia come stava prima, adesso se ne sta riscendendo. Quindi anche il Venezia, che ha un ritmo elevato, no? Vince e pareggia fuori casa, cioè nel senso è una squadra quadrata. È vero che il Venezia adesso non ci deve far paura perché ce l'abbiamo in casa, però secondo me il Venezia, abbiamo tutte le carte in regola per poterlo battere, perché è pure vero che il Venezia viene dalla Serie C e non ha tutta questa esperienza. Io ho visto la partita, Venezia se l'ha giocata, nel senso che ha avuto le occasioni, non è che ha fatto una grande partita. Sì, ma hai visto, cioè il Venezia c'ha 4 gol subiti, è tutta lì la sua forza. Sì, infatti l'unica mia preoccupazione è che non subisce gol, però se vai a vedere anche noi in difesa siamo collaudati bene, perché dobbiamo dire che in attacco è vero che non facciamo gol, però in difesa è pure vero che abbiamo una certa laudatura, no? Sì, non sì, che... in questo momento abbiamo fatto proprio l'elogio alla difesa. Sinceramente la Salernitana, la partita che abbiamo giocato sabato, secondo me, è vero che la potevamo vincere 4-0, però hai sbagliato i rigori, al secondo tempo la Salernitana all'inizio ha cominciato anche a pressarci, la potevi anche perdere, quindi il punto non è così male, secondo me, capito? Quelle partite l'anno scorso o 2 anni fa noi le perdavamo quando facevamo quegli errori, io me lo ricordo, non so voi, penso di sì. Ma certo. Andavamo lì per prendere il punto e invece dopo le perdevamo, quindi a livello di crescita siamo in crescita, secondo me. E poi un'altra cosa, noi abbiamo incontrato Frosinone. Empoli e Palermo, Cittadella. Tutte squadre che, se togli l'Empoli che c'ha, tra virgolette, fatto un po' di più, ha giocato, è l'unica partita dove abbiamo giocato mai, diciamo. Beh, anche Cittadella. E anche Cittadella, sì. Però, meno male, sono squadre che si stanno rivelando in classifica, che si vanno a giocare i playoff oppure vanno a giocare la Serie A, quindi alla fine non è che poi ci hanno messo sotto, chissà che cosa hanno fatto, vedere, non è che... Quindi io, poi non giocavamo Favilli davanti, secondo me se c'era Favilli i palloni sono arrivati, nel senso che... Sì, per una volta arrivato, che c'erano loro... È arrivato proprio all'ultimo secondo a non prendere il pallone in uscita col portiere che gliel'ha levato proprio sul piede, lì secondo me un Favilli, secondo me con quella caratteristica a Favilli... faceva molto meglio, oppure lo stesso Baldini che è andato a tirare lì e il 99% la palla entra, anche un po' di sfortuna l'abbiamo avuta perché non ha preso il giro giusto, Buzzegoli che va a fare la punizione e la palla esce di un soffio, cioè tutte cose che alla fine la squadra c'è, il gioco c'è. Bene. Secondo me tu fai parte degli ottimisti, via. Sì, io sono ottimista perché se cominciamo a fare vittimismo adesso, quando cioè, secondo me il punto è ottimo adesso, anche se la partita, come avete già detto tutto voi, potevamo vincere la 4-0, come però all'ultimo potevi anche rischiare che certo, non bastavi niente a casa, quindi vediamo. Quando non si segna il rischio c'è sempre, grazie. Esatto. Ti ringraziamo Davide per l'intervento, ciao. Ci risentiamo alle prossime occasioni, ciao. Siamo in chiusura come dicevamo. Grazie, vi diamo gli ultimi messaggi che sono arrivati, gli ultimi e i penultimi direi. Danilo, una volta che non sono polemico io, sembra che abbiamo perso, abbiamo dei limiti palesi, va bene, ma stavolta abbiamo fatto una grande partita, mi ha gasato la difesa, è stato bellissimo vedere la coordinazione nel partire tutti insieme nei fuorigioco, ma stavolta se va fuori anche Mengoni mi arrabbio veramente. Saluti Danilo. Grazie, dice un radioascoltatore, per i tifosi del circondario che sono un patrimonio dell'Ascoli ci vorrebbe un trattamento migliore, la vostra radio comunque è importante per questi tifosi che non vivono da vicino la squadra. Un altro tifoso ricorda Reno Filippini, come abbiamo fatto prima, grazie a un tifoso di Martinsicuro, stavolta è stato Fabio, e poi rimprovera la società, invece di pensare a Perez era meglio partecipare al funerale di Franca Rozzi, e comunque siamo penultimi e l'Ascoli è una cosa seria, questo il pensiero di Fabio. Leggiamo tutti i messaggi che arrivano, come vedete siamo quasi su due fronti schierati, chi è ottimista e ha visto il bicchiere mezzo pieno e chi invece lo vede proprio mezzo vuoto, tendente al peggio. Adesso però credo ci voglia un punto di equilibrio, vedremo dopo la partita con il Venezia come sarà la situazione. Favilli, dice Giuliano, deve essere messo in condizione di segnare perché gioca, ha sempre due difensori alle calcagna ed è sempre spalle alla porta, anche questo
è un dato di fatto che abbiamo visto nelle partite casalinghe scorse. Tutti a dire, Riccardo è quello che scrive adesso, tutti a dire che dovevamo stravincere. Io tutte ste squadre che hanno fatto quattro pappine alla Salernitana non le ho viste, ma se ha perso una volta sola ci sarà anche un perché. Pure dopo la vittoria con la Pro Vercelli, tutti a sminuire, poi questi hanno vinto a Perugia e fatto un partitone a Palermo. La gente è isterica come se fosse stata la penultima di campionato. Datevi una calmata che se no vi piglia qualcosa. Il parere di Riccardo, che è tra i moderati evidentemente, anzi se non addirittura tra gli ottimisti. Emiro, Addè e Carpani sono giocatori modesti sul piano tecnico e col modulo di quest'anno spesso si trovano liberi di calciare in porta e sbagliano. A Salerno entrambi hanno avuto un'occasione per segnare. Col rientro di D'Urso la squadra potrà fare un ulteriore salto di qualità. Se segna Faviglio Lanni non ci interessa, caro Conti, l'importante è che si vinca. Sandro, anche tu saresti contento di un val? Beh, a me va bene, l'importante è portare a casa tre punti, poi chi ci aiuta a portarli non importa, non c'è nome. Poi sempre lo stesso radioascoltatore se la prende con quello che definisce la sculanite, intendendo il tifoso medio che non merita niente perché predica contro tutto e tutti, prima con Bellini che ha messo fuori i mercenari, poi con Giaretta per giocatori scarsi, adesso che si rivelano più che azzeccati se la prendono con Cardinaletti, adesso che gioca a calcio prendono le difese di Perez e Mengoni, poi il funerale di Rozzi, eccetera eccetera eccetera, ce n'è sempre una da tirare in ballo secondo la sculanite citato da questo tifoso. Favilli, secondo Düsseldorf Bianconera, che ricorda l'onore a Reno, Favilli segnerà con il rientro di D'Urso, quindi lui vede nell'ex giocatore della Roma, anzi nel giocatore della Roma, la spalla adatta per far segnare il bomber. Sono d'accordissimo con Fiaccarini, dice un altro Lorenzo di Pagliare, che poi abbiamo probabilmente, no, prima era Davide di Pagliare al telefono. Lorenzo di Pagliare dice che è d'accordissimo con Fiaccarini, questa società ci ha abituato a cavolate e cadute di stile. Non essere presenti ai funerali della signora Franca è grave, mettere in giro voci sui 5 kg di Mengoni, veri o falsi che siano, idem, per non parlare dei vari casi già risolti fino adesso. Ma Palma, queste persone che saluta sempre non le potrebbe salutare privatamente? Vabbè, questo fa parte del folklore oramai anche della nostra trasmissione, non ce lo togliere. La squadra sta crescendo a vista d'occhio, dice Luripà. I tifosi invece regrediscono. Tifare e basta, non siamo capaci? Evidentemente no, il sale del calcio è questa polemica, come insegnava lo stesso Biscardi di cui abbiamo parlato prima. Franco 71, buonasera a tutti. La squadra è in crescita considerando che partiva da un livello bassissimo e quindi bene così. La difesa è una piacevole sorpresa, quindi bene anche qua. I due allenatori, a mio avviso, stanno creando un gruppo coeso e un gioco a tratti gradevole. La società ha costruito una rosa estremamente deficitaria, però in qualità ed esperienza, a scapito di un fantomatico budget che nessuno di noi sa quanto ammonta. I risultati si vedono, più uno dalla retrocessione, quindi qui non bene. Le dirette concorrenti hanno fatto risultati e noi siamo ancora nel fosso. La rigidità imposta dalla società la trovo assolutamente fuori luogo, specialmente quando la dirigenza e i presidenti sono i primi a farsi un esame di coscienza e bagno di umiltà, visto la pochezza dimostrata in ogni occasione. Ci sono anche qui dei punti che andrebbero chiariti, forse oggi è un po' tardi, ne parliamo la prossima volta. Buonasera a tutti, la squadra... c'è una domanda. Che sapete dell'allontanamento dei due ragazzi... dice sì. Luca, della prima squadra per furto come riportato dai giornali. Sandro ne sa di più perché sì. Fa la cronaca. Vai, che sai di più? Sì, ma ancora non è certo che niente. Sono stati denunciati al Tribunale dei Minori di Ancona. E, ma per quale accusa? Ancora non è stata formulata appieno perché sono in corso indagini. Potrebbe essere furto aggravato oppure ricettazione, perché ancora non si è capito. Di sicuro c'è che sono stati fermati con un motorino del sì. quale non avevano i documenti, giusto? Sì, sì, furono fermati all'interno della Gradia, dove c'è il refettorio, no? Dove sì. vanno a mangiare i ragazzi senza casco, e da lì è venuto fuori tutta questa drammatica, la definirei, vicenda di due ragazzini che si sono rovinati la vita perché l'Ascoli li ha allontanati, tra cui uno era anche abbastanza promettente, per cui
però non si poteva agire diversamente. Ciao a tutti, sono Davide, ancora 3 o 4 messaggi e abbiamo finito, abbiamo giocato bene ma stiamo sempre lì, non riusciamo a segnare come con il Frosinone e col Palermo, adesso la Salernitana, abbiamo bisogno di un vero attaccante che aggredisca e si muova in area in modo decente, siamo scoordinati e lenti, forza Picchio, e Perez se non serve più all'Ascoli diamolo via, almeno facciamo cassa e prendiamo un top player. Io non so se potremo fare cassa con Perez, al limite, al massimo potremo risparmiare un ingaggio, no? Sì, un 100.000 euro, 150.000, penso che ci sia. Il Lecce lo voleva a suo tempo, sì, ma lo vorrà anche se gennaio, in questo momento dai. Caturano sta... Ma anche l'anno scorso Caturano andava bene, però lo vogliono lo stesso. Val Vibrata bianconera, partita senz'altro da vincere, purtroppo la nostra solidità difensiva va di pari passo con la sterilità offensiva, quest'anno il campionato di Serie B è molto equilibrato e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quindi sarà molto dura. Ho letto dell'assenza della società ai funerali della signora Rozzi, poi problemi con Mengoni non convocato per Salerno dove c'erano tre portieri, ha dovuto intervenire ancora una volta Bellini a aggiustare tutto, veramente apro una parentesi e la chiudo, non ha aggiustato niente. Lunedì scorso vi avevo chiesto se sapevate qualcosa di cosa succede in società, però per questione di tempo non avete potuto rispondere, non vedo l'ora che a gennaio Bellini, come ha detto lui, assuma un incarico importante. E così sarà, e se te lo dice Sandro, credici. Con tutto il rispetto per Mengoni, sarebbe da matti, dice Luca di Pagliare, in questo momento escludere uno tra Padella e Gigliotti. Beh, in effetti però un cambio come Mengoni ci dà anche la tranquillità, perché arriveranno le squalifiche, arriveranno quei... non è che uno è di acciaio e riesce a fare 42 partite quanto dura la Serie B, quindi uno come Mengoni è non utile ma molto di più, anche facendo il capitano, eh. Per finire, vedi che arriva, l'abbiamo tenuto per ultimo, il messaggio del nostro caro amico Asculà. Buonasera a tutti, sono d'accordo con il conduttore, per me il bicchiere è sempre mezzo pieno, infatti chi diceva che l'ottimismo è il sale della vita? Sono contento per sabato perché ho visto una crescita importante di tutto il gruppo, abbiamo allungato la striscia positiva e vediamo una squadra spavalda che se la gioca con tutti. A Sandro volevo chiedere se ha visto la crescita di Nacho Varela, soprattutto in una zona dove variavano Zito e Vitale e l'arbitro subiva le sfuriate di Vitale. Poi nessuno ha notato il comportamento di un giocatore che ha urlato a brutto muso all'arbitro, lo avete notato voi, un giocatore della Salernitana che si è posto in maniera piuttosto violenta con l'arbitro? Zito. Sì. Faccio poi le condoglianze alla famiglia Rozzi per la scomparsa della signora Franca e dobbiamo ricordare la scomparsa di uno di noi che è Reno Filippini. Può che vedeve dire, Lotite meglio curassela che fa male, fastidiosa. Lotite? Lotite. O Lotito. No, lui diceva Lotite, è meglio curassela che fa male e fastidiosa, ti rovina la vita, vero no Sandro? Certo. Chiudiamo con questa battutaccia di Amiro, ti salutiamo, grazie, ti ho tenuto anche per ultimo per leggere questa cosa. Comunque, l'ultimo messaggio lo lasciamo a Stefania, nessuno ha detto che siamo contenti del punto, ma da qua dire che tutto è negativo non è assolutamente vero, alcune volte bisogna vedere il meglio, certo che mancano i gol, ma sapere già costruire è una buona cosa. Un gol di vantaggio non sarebbe bastato, probabilmente andava chiusa con un secondo, è andata. Pensiamo al Venezia, vi salutiamo, l'appuntamento giovedì, occhio alla prossima itinerante, saremo in onda alla Comunanza, quindi vi invitiamo a seguirci giovedì prossimo come al solito alle 19:20. Ringraziamo l'edicola di Matteo Fabrizia al Maltignano in via 4 novembre per la rassegna stampa, vi salutiamo tutti, arrivederci da Alberto Crementi, Sandro Conti e Luca Ballatori. Radio Gol, risultati, classifica e commenti sulla partita dell'Ascoli Picchio, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.